Mi piace sottolineare l'importanza della Garcinia Cambogia nel dimagrimento di una persona, anche validata da studi scientifici che dimostrano che essa è in grado di aumentare, soprattutto in studi effettuati su pazienti diabetici, la produzione doppia di serotonina e soprattutto si è visto che le persone, in particolar modo i diabetici, riducono che è 16%, hanno un 16% in meno di richiesta di cibo. E questo grazie a che cosa? Grazie al fatto che la Garcinia Cambogia, che in realtà deriva da un arbusto praticamente tipico del Malabar, che viene chiamato anche tamarindo del Malabar, in realtà praticamente questa Garcinia Cambogia è in grado praticamente di impedire la formazione di grasso ed aumentare la trasformazione dei substrati metabolici in energia. Quindi è come se svolgesse un'azione disaccoppiante praticamente sulla biosintesi degli acidi grassi, impedendo la formazione degli acidi grassi in quanto grazie all'acido idrossiciclico che vediamo ben rappresentato nella Garcinia nel dosaggio praticamente da 1000 e lo vediamo praticamente messo in una porzione pari al 60% di questa Garcinia, che è una Garcinia di ottima qualità, praticamente oltre il 60% praticamente è proprio acido idrossiciclico presente all'interno dei 1000 mg, cioè del grammo di Garcinia Cambogia, e praticamente quindi abbiamo un'azione efficace, notevole sull'acetato liasi, impedendo così praticamente che venga a formarsi il grasso e tenda a prodursi invece molta più energia. Ed alcuni questa Garcinia Cambogia, che deriva dal tamarindo del Malabar, in realtà praticamente altro non è che uno, forse il più potente agente dimagrante che noi abbiamo disponibile, e esplica la sua azione non solo appunto avendo questa azione disaccoppiante sulla biosintesi degli acidi grassi e quindi veicolando verso una maggiore produzione di energia anziché di accumulo di grasso. Esso riduce notevolmente lo stimolo della fame, praticamente con valori significativi, proprio perché raddoppia i livelli praticamente di serotonina all'interno di un soggetto che li assume, favorendo così il senso di sazietà. E questo praticamente inoltre fa sì, oltre a dare questo senso di sazietà grazie alla serotonina, il fatto che praticamente trasformi il grasso, impedisca la formazione di grasso e aumenti la produzione di energia, questa Garcinia ci permette praticamente di avere come possiamo dire, una maggiore prestazione atletica, perché ci permette di bruciare di più i grassi e quindi aumentare la disponibilità di carburante per il nostro organismo. Ricapitolando, quelli che sono i vantaggi dell'assunzione della Garcinia Cambogia, che abbiamo la massima formulazione di oltre il 60% praticamente nelle capsule da 1000 mg. Noi serve a velocizzare il passaggio del cibo nell'intestino in modo da limitare l'assorbimento degli zuccheri e in particolar modo di tutti i carboidrati, limita l'accumulo sotto forma di adipe degli zuccheri e dei carboidrati che non vengono utilizzati dall'organismo per produrre energia, perché abbiamo detto, grazie alla presenza di acido idrossiciclico, blocca quella che è l'acetato liasi citoplasmatica, che è il primo enzima che fa partire la biosintesi degli acidi grassi. Aiuta a sentirsi sazi più in fretta, andando dunque a ridurre l'assunzione di cibo. Come conseguenza, quindi abbiamo una diminuzione del quantitativo di calorie di cibo introdotto. Innalza, lo abbiamo ripetuto più volte, i livelli di serotonina, riducendo notevolmente le abbuffate. E sembrerebbe essere una delle poche sostanze presenti in commercio in grado praticamente di favorire la macchina brucia grassi addominali, lo scioglimento del grasso
addominali. Addirittura un ricercatore americano, Jules Keshan, definisce l'acido idrossicitrico in grado di stimolare la trasformazione del grasso in massa muscolare. Quindi dobbiamo rivedere l'importanza della garcinia, che io personalmente in parte avevo sottovalutata, nel ripristinare le masse muscolari favorendo la metabolizzazione del grasso e addirittura la trasformazione del grasso in massa muscolare. Questo è un fattore molto importante che rappresenterebbe un altro dei motivi fondamentali per assumere la garcinia cambogia come prodotto dimagrante. Quindi mi pare di aver così sottolineato l'importanza della garcinia cambogia, che nella nostra formulazione è il massimo che noi possiamo, diciamo, rendere disponibile per avere l'efficacia terapeutica senza superare le dosi consigliate a livello ministeriale. Grazie.